sincero, questo nostro settore è un settore che sta vivendo, sta passando, ha passato negli ultimi 4-5 anni dei momenti veramente di grande crisi. Vorrei ricordare alcuni dati che noi abbiamo perso dal 2008 a fine 2013 circa il 40% del fatturato del mercato interno, ma quello che è positivo è che siamo ancora cresciuti per quanto riguarda le esportazioni che hanno raggiunto i dati che avevamo già nel 2007, quindi questo è molto positivo. Il futuro delle nostre aziende, io penso che le aziende friulane, come tutte le altre aziende del territorio nazionale, ormai sia gioco forza fare investimenti per andare all'estero, formare i giovani, fare formazione sui giovani. Qui, in questo caso la federazione sta già dando il suo grosso contributo per la formazione dei giovani, e quindi questo è solamente, secondo me, il metodo e la possibilità di rimanere a galla. I dati del primo trimestre relativamente ai livelli di produzione e di esportazione, finalmente dopo 5 anni di difficoltà, mostrano dei segni di ripresa positivi, e degli giorni scorsi soprattutto lì il dato delle esportazioni del Pordenonese che sono cresciute del 10%. Noi intravediamo a livello nazionale e anche a livello europeo degli indicatori legati agli indici dei sentiment del consumatore e dell'industria che ci fanno pensare a un 2014 finalmente di segno positivo, e conseguentemente riteniamo terminata definitivamente la caduta dei volumi di questi 5 anni. I problemi però rimangono. Abbiamo dei grandi problemi di disponibilità di materia prima, che anche qui in Friuli Venezia Giulia vedono la bassa boschiva essere raccolta solamente per il 20% di quella che è la crescita annua, e con l'assessorato regionale all'agricoltura c'è una forte intesa per cercare di ridare un obiettivo alla ripresa dell'attività boschiva con un raddoppio del prelievo passando dal 20% al 40%. Le industrie del mobile poi hanno dei problemi in un mercato che è diventato certamente più globale. Abbiamo bisogno di export manager, abbiamo bisogno di formazione attraverso la quale aggredire mercati nuovi, abbiamo bisogno anche di meccanismi fieristici che siano meno rivolti al mercato nazionale e molto più rivolti alla crescita delle nostre esportazioni nei nuovi territori, nei nuovi mercati, che sono quelli che dimostrano vivacità, che sono quelli che dimostrano crescita rispetto a un mercato occidentale che è sostanzialmente stagnante.